Una buona serata a tutti e ben ritrovati anche questa sera nel nostro salotto di Happy Hour. Questa sera parleremo di una storia molto curiosa, la storia di due gemelli, due chimici e due scrittori. Diamo il benvenuto questa sera a Giorgio Rippa, scrittore e chimico. Benvenuto buonasera a tutti, e buonasera grazie. Giorgio. E diamo anche il benvenuto ad Alberto Rippa, anche lui scrittore e chimico. Buonasera. Allora, la vostra è una storia abbastanza curiosa, come dicevamo prima, perché siete due gemelli, ma avete anche le stesse passioni. Avete frequentato le stesse scuole, ottenendo anche gli stessi voti, vi siete laureati lo stesso giorno, addirittura con la stessa votazione. Sì. E in questo momento avete anche un hobby, che è quello della scrittura. Quindi scrivete a quattro mani, se così possiamo dire. Ecco Giorgio, inizio da te. Che cosa vi ha portato a questo hobby, alla scrittura? Beh, innanzitutto grazie al nostro editore Leone che ci ha dato l'opportunità di essere in questa trasmissione, grazie a Telelombardia per averci ospitato e grazie ai telespettatori che ci stanno seguendo. Sì, la scrittura è diventato il nostro principale passatempo, anche se rimane un hobby. Diciamo che questa passione è nata negli ultimi anni, anche se l'attività lavorativa in un certo senso ci aveva già indicato la strada. Se uno ci riflette, scrivere un articolo scientifico oppure preparare una relazione tecnica su un processo produttivo molto dettagliato, per non parlare di un brevetto, è qualcosa di molto affine alla preparazione della trama di un libro. Oltretutto, se pensiamo a un thriller, ci sono tutti gli ingredienti. Come ogni dettaglio deve essere al suo posto in una relazione scientifica, così ogni prova deve essere inconfutabile nel thriller. Quindi l'attività lavorativa ci ha in un certo senso guidato verso questa strada. E tra l'altro questo hobby invece ci permette di coltivare ancora la passione per la ricerca. In un certo senso, facendo gli scrittori, ci sentiamo ancora ricercatori come eravamo tanti anni fa. Questo se vediamo il recente passato. Se vogliamo raccontare qualcosa della nostra vita, in realtà la Infatti, passione ho visto qualcosa anche di per più la simpatico. Scrittura, per divertirsi, nasce tantissimi anni fa, quando ai tempi del liceo, ma non a scuola, ma finite le lezioni, dovevamo aiutare in un certo senso nostro padre a risolvere un suo problema. Nostro padre ci ha insegnato il nostro metodo di lavoro, il metodo di studio e ci ha trasmesso in un certo senso la passione per la scrittura. Nostro padre considerava veramente sacra l'amicizia e sotto Natale desiderava sempre fare qualcosa di originale per i suoi amici. Qualcosa di originale significava innanzitutto passare tanti weekend a girare per negozi e prendere dei regali speciali. Mm-hmm. Qui finiva il suo compito. Poi c'era, quello c'era del la bigliettino. Fase 2, esattamente. E secondo te chi è che poteva essere incaricato del compito di scrivere i biglietti, ovviamente originali? Due gemelli, possiamo aspiranti dire, scrittori in erba. E qui c'è un aneddoto che abbiamo già raccontato a Book City nel 2015, che è verità. E tra l'altro questo aneddoto mi è nel cuore, perché sto cercando paradossalmente di costruire una nuova trama partendo proprio da questo aforisma. Esatto, si ma trattava... è anche bello cercare di capire nel proprio profondo da che cosa è partita proprio questa passione. Esattamente, in questo caso nostro padre non si accontentò dei regali di Natale, ma si trovò di fronte a un regalo di nozze, il figlio di un suo amico si doveva sposare. Lui era un po' pigro e aspettò l'ultimo momento per andare nel negozio dove era stata depositata la lista nozze. Tornò a casa un po' affranto perché si trovò tra le mani una bellissima confezione di cucchiaini per gelato in argento. Ce la fece vedere e disse: adesso è il compito vostro, trovate qualcosa di originale che leghi il concetto di matrimonio al concetto di gelato. E noi molto spudoratamente creammo questo aforismo, che non fu in realtà un biglietto di augurio, perché si rivelò la massima gufata, perché fummo capaci di scrivere: il matrimonio è come il gelato, va consumato in fretta prima che si sciolga. Puoi immaginare, in effetti quel matrimonio non durò tantissimo, però è stato il battesimo di fronte a una sfida quasi impossibile. Diciamo che gliel'avete lanciata. Gliel'abbiamo, esattamente.
Però da allora ci siamo ricordati di... Quindi, diciamo, le motivazioni possono essere tante. Esattamente. Ecco, Alberto, invece, parliamo un po' di questa casa editrice, la casa editrice Leone Editore. Qual è il ruolo di questa, cioè, diciamo, di questa casa editrice per la realizzazione dei vostri libri? Il ruolo è molteplice. Il primo è innanzitutto legato al fatto che ogni casa editrice ogni giorno riceve decine di proposte di pubblicazione sotto forma di manoscritti grezzi. Quindi l'editore deve essere una sorta di talent scout, deve intuire quale tra questi manoscritti ha la potenzialità di diventare un vero libro, un libro di successo. Poi il secondo compito è legato alla fase di editing, cioè bisogna dare la giusta veste al manoscritto, trasformarlo, truccarlo, vestirlo in forma di libro. E grazie a Leone Editore noi abbiamo potuto proprio collaborare con editor professionisti. Certo, all'inizio è stata davvero dura perché da scrittori esordienti sentirsi dire taglia quel capitolo, riscrivi il finale per dare più suspense, a noi sembrava che l'editor volesse proprio sezionare la nostra creatura. Poi abbiamo capito nel tempo, ecco, che l'editor ha sempre... Questa ma cosa? All'inizio non è stato facile, poi abbiamo capito che bisogna assecondare perché l'editor vede più vede in là di noi. Vede quello che può andare e quello che invece non può interessare. Esattamente, al lettore. Ciò che toglie interesse, rallenta la lettura, quindi abbiamo imparato ad accettare le sforbiciate come i colpi di forbice. Poi c'è un terzo ruolo importante che è la scelta del titolo e della copertina, e qui davvero l'editore ha la giusta esperienza per capire cosa scegliere perché il libro trasmetta il giusto messaggio. Ecco, immagino che anche i colori della copertina siano stati scelti non per puro caso. No, beh, è un thriller, un noir, quindi deve essere nero, c'è questo bianco ghiaccio, quindi insomma il senso della vendetta è tutto nella copertina. Esatto. E quindi la copertina e il titolo servono proprio per incuriosire e attirare i lettori. L'attenzione del lettore. E poi c'è un quarto ruolo che è fondamentale, quello della distribuzione. Grazie a Leone Editore innanzitutto noi abbiamo imparato a muovere i primi passi come se fossimo dei bebè nelle librerie, e passo dopo passo siamo arrivati a essere i gemelli del giallo. Quindi in 3 anni siamo passati dall'essere 2 perfetti scrittori sconosciuti anche nelle librerie del nostro quartiere, al vedere il nostro primo libro, Melodia Fatale, già tradotto in spagnolo e venduto in Spagna, con diritti ceduti in Messico, Cile e Argentina, poi partecipazioni a premi letterari, abbiamo vinto diversi riconoscimenti, abbiamo avuto 2 importanti interviste a Book City, belle Milano e Benegnano, grandi soddisfazioni, assolutamente. Sbancheremo in America, visto che Leone parteciperà a una fiera a New York. Certo. Giorgio, invece, andiamo un po' nel vivo di questo libro. Parliamo un po' di quello che è il genere dei thriller e soprattutto del tema di questo ultimo libro, Le ali della vendetta, che è appena uscito lo scorso 13 aprile. Esattamente, è fresco di stampa. Allora, molto sinteticamente, noi giochiamo col significato delle parole, perché le parole hanno una bellissima proprietà, a seconda del contesto possono assumere diversi significati e quindi aprire diverse porte. Quindi noi portiamo letteralmente il lettore in un labirinto lessicale, dove la soluzione, l'uscita, si trova solo interpretando correttamente il linguaggio del serial killer e quindi ricostruendo il contesto in cui il serial killer vuole operare. Entrando nello specifico, visto la complessità delle tematiche, perché noi non parliamo solo di materie scientifiche, possiamo parlare anche di arte, di musica, di letteratura, perché le parole conducono a tutto. Abbiamo creato quindi una squadra multietnica, pensando alla globalizzazione che è tanto di moda, per cui abbiamo un ispettore capo italo-inglese che si avvale di un chimico cinese, Rongan Su, di un patologo indiano, Charanchit Choda, cominciamo a dire anche i nomi, e di Anand, scusate. Nomi un po' difficili. Sì, io mi sono confuso anch'io. E poi di un informatico russo, Vladimir Rybchenko.
si unisce alla squadra una terminologa, Domitilla Di Mauro, che ha un ruolo fondamentale, proprio aiutare l'ispettore Tobia Levi a trovare il vero significato delle parole. E in questo romanzo introduciamo anche la figura di una grafologa per completare l'indagine, diciamo, psicologica sul serial killer. È stato ambientato a Roma, in Calabria e in Sicilia, quindi regioni dove si dovrebbe parlare di mafia, in effetti. In effetti lo facciamo, di traffici illeciti, di tante cose, ma soprattutto i veri temi non li possiamo anticipare. Dico solo un piccolo dettaglio. Le conseguenze della chiusura della legge Basaglia, dei manicomi per la legge Basaglia del passato. Quindi ci potrebbe essere anche un'indagine legata a un ex paziente di un manicomio. Certo. Alberto, in pochissime parole, perché siamo in chiusura, quali sono i prossimi appuntamenti? Beh, possiamo dire che oggi è iniziato il nostro tour. Noi diamo appuntamento sabato 22 aprile a Tempo di Libri alla Fiera Milano Ro, allo stand di Leone Editore, C17, Padiglione 4. E poi saremo il 30 a Comacchio, il 6 a Fanengo vicino a Crema, il 13 a Saronno, il 21 maggio saremo al Salone del Libro di Torino. Ecco, diciamo, gli appuntamenti saranno tantissimi. Perfetto, infatti. Io vi ringrazio e vi auguro ovviamente che questa cosa vada benissimo, per grazie. Cui ringrazio Giorgio Ripa e Alberto Ripa per essere stato qui con noi, ringrazio anche voi amici da casa e vi auguro una buona serata. Buonasera. Buona serata.